Smettetela di accarezzare il vostro gatto e spegnete subito la TV. Perché quest'oggi faremo qualcosa di folle. Voglio creare un nuovo cinema. Per fare il cinema più grande possibile, ho deciso che me ne andrò in campagna. Dove lo spazio, beh, di certo non manca. Quindi, beh, cominciamo a preparare tutte le cose di cui avrò bisogno. In realtà è sufficiente lui. Perché questo proiettore portatile X-Gimi non solo è in grado di proiettare un'immagine con la qualità di un cinema, ma ha perfino l'audio di un cinema. Tutto quello di cui hai bisogno all'interno di questo piccolo proiettore, che puoi letteralmente prendere e portare dappertutto. E nemmeno hai bisogno della presa di corrente, perché la batteria dura 4 ore. Prepariamo quindi lo zaino, inseriamo lui, un velo gigante dove proiettare l'immagine ed una bella coperta per distenderci a terra. Bene, ora che lo zaino è pronto, è il momento di andare. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace sotto questo video per altri video assurdi con Giampi e di iscrivervi se non l'aveste ancora fatto. È gratis e potete sempre annullare l'iscrizione se non vi trovate bene. Ora andiamo. E boom! Eccoci qui catapultati in campagna. Allora, vi faccio vedere qual era l'idea. Ammetto che a me sarebbe piaciuto tantissimo, tipo, metterlo lì al centro. Cioè, sarebbe stato qualcosa di fighissimo, tipo in stile americano. Però capite bene che alzare dei pali e montare un telone gigante è un po' complicato così dal nulla. Ragion per cui le opzioni sono o metterlo su questo cavo elettrico, che insomma non sarebbe male perché l'altezza è perfetta, solo che è pur sempre un cavo ed elettrico, quindi meglio di no. Per cui l'opzione migliore dove mettere il nostro schermo sarà da qui sopra. Faremo calare il telo da qui e qui su questo punto creeremo il nostro cinema. Peraltro abbiamo circa 2 ore di tempo per farlo, perché alle 9 comincia la partita dell'Italia. Ce la faremo in tempo per la partita? Vediamo. Come non detto, cambio di programma, ragazzi. Abbiamo messo un palo lì sopra tra i due alberi e sicuramente rispetto a prima l'atmosfera è molto più figa per creare un cinema. Bene, montiamo lo schermo. Ok ragazzi, non è stato facile, ma sono abbastanza soddisfatto del risultato finale. È a prova di vento. Qui dietro abbiamo fatto dei meccanismi un po' spartani, ma funzionano. È anche uno schermo molto grande, quindi direi che ci siamo. Ora però è arrivato il momento di abbellire un po' l'area. E voilà! Ora va sicuramente molto meglio. Lì giù c'è la hamaca. Qui un tavolino per mangiare. Mangiare cosa? Quello che prepareremo con questa. Ora è il momento di posizionare lui e aspettare che faccia buio. E grazie alla magia di YouTube adesso spegneremo le luci e olè! Era semplice. Ecco, così molto meglio. Dato che è già cominciata, beh, non ci rimane che goderci la partita dell'Italia. Vi giuro, non lo dico per vantarmi, ma ragazzi, è una figata assurda. Cioè, la cosa bella è che fa tutto questo piccolo proiettore. Cavolo, si vede veramente, ma veramente bene. Anche l'audio, ragazzuoli, firmato Armand Cardon, è proprio la ciliegina sulla torta. E quindi, beh, ragazzuoli, ringrazio X-Gimi per avermi permesso di avere un proiettore del genere e di godermi gli europei in questo modo. Praticamente mi ritrovo uno schermo da non so quanti pollici. È gigantesco! E soprattutto posso portarlo dove mi pare. Io nel frattempo che le salsicce si cuociano, mi godo le mie patatine e mi guardo la partita. Vi lascio il link del proiettore, ragazzuoli, nella descrizione. Lasciate mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo alla prossima.